Vi voglio ringraziare, grazie mille, siamo arrivati a 200, non ci credo ancora, 200 e passa. Sono veramente felice, grazie per i nuovi iscritti, grazie per i miei iscritti, per i nuovi iscritti e per gli iscritti che verranno. Grazie, sono veramente felice di essere arrivata a questo traguardo, ancora non ci credo. Sono contenta che il mio canale vi piaccia, che vi metta anche un po' di allegria, penso, spero più che altro. Che vi serva anche, vi dia anche qualche idea, insomma qualche spunto anche per qualsiasi cosa, insomma, perché ovviamente il mio canale tratta di tutto, quindi sono veramente felice che vi piaccia e continuerò così in questa strada. Scusate se in questi giorni non sono riuscita a fare altri video, ma c'è un'altra novità, ho trovato un altro piccolo lavoro, quindi adesso mi si è aumentati, insomma, vabbè che non è che lavoro tantissimo, però ancora devo imparare a prendere il ritmo e quindi c'ho meno tempo, diciamo, però sono contenta lo stesso che mi seguite comunque, anche se riesco a fare meno video di quando ne facevo prima, insomma adesso ne faccio uno ogni 2-3 giorni purtroppo, perché magari torno a casa stanca, quindi non ce la faccio. E niente, oggi faccio un mini video haul sugli acquisti che ho fatto in questa settimana. Sono riuscita a ricavare qualche soldino perché, come vi avevo già detto in un altro video, mi si era rotto il filo del telefono che sto usando, dell'iPod che sto usando per fare il video. Finalmente sono contenta di averlo recuperato. No, perché con quell'altro telefono mi ci trovo abbastanza bene, insomma, per fare i video. Il video della LART mi è venuta benissimo, mi è piaciuta tanto. Penso, spero che si veda, insomma, che con quell'altro telefono si veda abbastanza bene anche il video del Get Ready With Me. Spero che si veda qualcosa, ecco. E però comunque con questo iPod mi piace tanto, quindi non ho potuto farne a meno, più facile anche editare i video con questo. Allora, dicevo, sono andata a fare il pulizia da una signora, sempre la mia vicina di casa, e gentilmente mi ha anche dato qualche soldino, perché ovviamente io ho lavorato in casa, e allora sono riuscita a comprare qualcosina che mi serviva, insomma, per adesso che ancora non ho uno stipendio vero, ecco. Quindi intanto mi sono un po' organizzata, insomma, per quest'altra mesata. Allora, inizio subito perché mi perdo sempre in chiacchiere. Allora, intanto vi faccio vedere appunto quello che ho comprato, il caricabatterie, cioè il filo per il caricabatterie del telefono. Mi è costato 1,50€, quindi questo sarà un altro acquisto che andrò a rifare, perché questi qui sono come... mi si rompono subito, non so perché questo filo qui, però costa 1,50€, quindi ne prenderò un'altra per come scorta. E questo è uno, il filo è questo qui, te lo faccio vedere, chi ha l'iPod, l'iPhone, questo qui va benissimo secondo me, cioè con l'iPod ci sono trovata bene, insomma questo è il filo del caricatore, questo qui è USB, il filo è lungo, faccio vedere quanto è lungo, così. E perfetto, funziona, solo che a me, non so se lo farà anche agli altri, però a me quando sta in carica non puoi usare il telefono perché si blocca. Comunque però carica benissimo. Poi un'altra cosa, per editare i video delle nail art, con questo cavalletto qui, infatti in quell'altro video che ho fatto non mi ci sono trovata bene perché la telecamera non stava proprio lì davanti alle unghie per vederle, tra virgolette, da vicino, per vedere anche come metto lo smalto, così. E allora ho deciso di comprare un altro cavalletto. Ho cercato un bel po' per trovarlo, alla fine sono riuscita a trovarlo, e questo cavalletto è proprio da tavolo, diciamo, non è proprio quello lì con, io ho il treppiedi, però questo qui non è a treppiedi, ed è questo qua, quello lì, quello che si mette per la macchina, ecco, che c'ha la ventosa, questo si spinge così, insomma, e questo qui si può piegare, è un po' rigido, però meglio perché almeno non si muove, è rigido, insomma si può piegare. E questo qui praticamente io ho fatto una piccola modifica, perché quando l'ho comprato c'aveva due piedini, questi qua,
così, non so se riesco a farveli vedere, ecco, attaccati così, insomma questi piedini qua. Io con la pinza li ho tolti perché ovviamente non mi servono, perché questo qui in verità era studiato per mettere l'iPod, però il telefono dopo mi andava troppo in qua e cascava, invece mettendolo in centro riesco a fare meglio il video. E ha praticamente la funzionalità che si può, allora si può chiudere così, si può aprire così, vedete come si apre una forza, e si può regolare, insomma, mettere il telefono, e si può mettere il telefono qui in mezzo, vedete, si chiude così, ecco, si preme così e il telefono sta così. E niente, con questo mi ci sono trovata molto bene. Questo qui è un altro acquisto, insomma questo qui invece mi è costato un pochetto di più, perché a parte che era rimasto l'ultimo, costava, io l'ho visto anche, costava 6-7 euro. Questo è l'unico che ho trovato a 4,99 euro, quindi era un compromesso e niente, l'ho acquistato. Poi sono andata al cinesino e ho comprato delle cose che mi stanno per finire, insomma cose che mi stanno per finire, quindi ho deciso di riacquistarle. C'era una sono andata al cinesino, quello di mio, tra virgolette, di fiducia, chiamiamolo, e dove ogni tanto fa qualche sconto, e sono riuscita a ricomprare il correttore, questo qui bianco, perché mo sto utilizzando questo qui, quell'altro che ho è più tendente al giallo. Questo invece è proprio rosato, però va bene lo stesso perché è chiaro. Adesso faccio uno swatch per farvi capire che colore è. Vedete, è molto bianco, quindi è buono perché dà un po' di luce sotto l'occhio. E mi è costato 75 centesimi, ancora non ci credo. Perché c'era lo sconto, ho detto no, devo prenderlo per forza. Poi ho preso un'altra cosa per il trucco. È un matitone per fare il contouring, che io ho desiderato tanto provarlo, insomma volevo tanto provarlo, ed è questo matitone qui, questo qui è proprio per il contouring, infatti è scuro, adesso potete vedere il colore, è sfumabile abbastanza, vedete, ed è di questo colore appunto, se lo rifaccio lo vuoi un'altra volta, il colore è questo qua, questo marroncino, insomma non è un marroncino arrangiato, è proprio un marrone, penso che potrebbe anche andare bene, vabbè io oggi non l'ho messo perché ve lo volevo far vedere, anche questo la bellezza è di 75 centesimi, infatti non ci credo ancora perché era da un pezzo che ogni volta che andavo lì, perché questo qui costava 1,49 euro, bene è poco, però ho detto vabbè se lo trovo in sconto, perché di solito lì gli sconti li fa, anche le cose magari che le rimanenze le fanno gli sconti, e ho preso questo. Sono contentissima, vi farò sapere, farò semmai un video, un tutorial, ma vediamo, e faccio vedere come uso insomma questa matita, perché già ho in mente come usarla. Poi ho preso anche questo, costato 75 centesimi, ed è un blush. Questo è bellissimo, mi piace tantissimo, è di questo rosa Barbie, insomma. Adesso vi faccio lo swatch, questo rosa Barbie molto molto carino, guardate che bello. E io lo volevo usare anche come ombretto oltre che come blush, perché il colore è molto molto vivo, ed ha la cosa che mi piace tanto, la particolarità che ha lo specchietto qui, e ha questo pennellone che però non userò perché non è buono, insomma è troppo rigido, punge, però lo tengo qui così, mi piace tenere i pennellini, insomma delle palette le tengo sempre qui, insomma sulla palette. Il packaging è così, guardate che bello. E poi ho preso un pennello, questo qui mi ispirava, perché io sto sempre alla ricerca di pennelli da sfumatura, perché prima o poi voglio farmi la collezione di pennelli da sfumatura, perché io li adoro, perché sfumano, mi piace sfumare l'ombretto, mi piace sfumarlo tanto bene. E quindi vado sempre in giro alla ricerca di pennelli da sfumatura. Allora ho trovato questo, che qui dice che è un pennello per il fard, è questo pennello qui, adesso lo faccio vedere meglio, non si riesca a tirare fuori. Eccolo qui, è della marca Intertrade, ed è un pennellone tondo, le setole sono morbidissime, ed è insomma un po' cicciotto, però la sfumatura, per fare la sfumatura qui, secondo me è perfetto. Io ovviamente non lo uso per il fard come c'è scritto, ma lo userò appunto per la sfumatura,
perché è uno di quei pennelli, a parte che non ne avevo uno così tondo, così mi piaceva tanto, quindi ho deciso di prenderlo, insomma, di anche di provarlo. Farò anche un video che userò questo pennello, insomma, farò un video dove userò tutte le cose nuove, le cosine nuove. E questo qui mi è costato 1,29 euro, se non mi ricordo male. Poi, sempre sullo stesso negozio, quando ho finito di fare gli acquisti, davano in omaggio qualcosa, insomma, e ci avevano in omaggio questo balsamo della Pantene, che lo voglio provare, ancora lo devo provare. Sistema antietà, 7 priorità dei capelli giovani, capelli forti e corposi. E volevo provarlo, insomma, se il prodotto mi piace lo voglio andare a acquistare direttamente quello grande. E niente, questo qui non vedo l'ora di provarlo, ecco, insomma. Vabbè, io non l'ho usato per farvelo vedere, perché sennò mi gusta a me prima farveli vedere gli acquistini. Allora, ultima cosina che vi voglio far vedere, non è un acquisto ma è un regalo. Allora, quando sono andata sempre da questa signora che mi ha fatto fare le pulizie, è stata gentilissima, ti voglio tanto bene. E lei ogni tanto c'ha, che ne so, un vestito, una maglietta, un pantalone, un qualcosa che lei magari non mette, non gli piace, lo vuole da via, tante volte anche cose nuove, infatti questo che vi farò vedere è nuovo. E questa volta mi ha regalato un braccialetto, guardate che meraviglia, lo faccio vedere così dritto, però in verità questo qui dovrebbe essere a rovescio. Ed è così, guardate che meraviglia. A forma di coroncina, però è bello quando sta al polso perché non è più una coroncina, diventa tipo fa la punta qui. Ed è quelli lì elasticizzati, insomma, con la molla. Ed è nuovissimo praticamente. Lei ha detto che l'ha comprato, però dopo si è pentita di averlo comprato, ma mai l'aveva comprato. Non gli piacevano, ha detto lei non gli piace i brillantini, invece li adoro. E allora mi ha regalato questo, ve lo faccio vedere addosso perché bisogna che ve lo faccio vedere. Adesso io lo metto di qua, però di qua. Aspetta, lo metto sulla destra, poi ciò. Oggi ho voluto mettere tanti braccialetti, dato che non li metto mai. Braccialetta così viene. Guardate che meraviglia. Cioè, stupendo. Cioè, no, è uno spettacolo. Guardate che meraviglia. Io lo adoro questo braccialetto, è stupendo. Sono contentissima che me l'ha regalato, ma ancora non ci credo. È bellissimo. Niente, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Che vi abbia dato idee anche per voi per i vostri acquisti. Ringrazio di nuovo tutti i miei iscritti e tutti gli iscritti che tutti gli iscritti, ecco, e tutti quelli che verranno. Spero che siete in tantissimi ad iscrivervi. Ripeto, sono felicissima che vi è piaciuto il mio canale. Continuate a iscrivervi. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollicione in su. Commentatemi e iscrivetevi in tanti per non perdere i nuovi video. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!